Andiamo quindi ad affrontare ora tutta la parte pratica sugli esercizi di muscolazione in chiave bodybuilding e vediamo come effettuarlo su ogni esercizio. Allora, andiamo a vedere oggi, ragazzi, come funziona su un pulley lo schema Pyramid 21 modificato. Quindi abbiamo preso un 6RM e da qui faremo una ripetizione ogni 15 secondi fino ad arrivare a 6 ripetizioni. Dopodiché taglieremo, quindi andremo a recuperare, aumentiamo di un 5-10%, se possibile, oppure al blocco successivo del carico, aspettando un minuto, ripartiremo facendo una 5 ogni 10-15 secondi e così via, scalando la piramide fino a una ripetizione singola. Qui adesso andiamo a recuperare questi 10-15 secondi e ricontinuiamo. Ancora recupero 10-15 secondi. Ok. Come possiamo vedere, essendo il carico pesante, già dalla terza iniziamo a sentirlo. No. E come da... Vediamo, sta proseguendo la serie, capiamo che è uno schema prettamente di forza, ma che al tempo stesso porta tanto lavoro a livello muscolare e tanta ipertrofia, perché comunque è un cluster. Uno schema simile lo abbiamo anche nel bio, dove però si chiama appunto forza 2, che diventa un response con un 85-90%, e facciamo una ripetizione al minuto ogni 20 secondi. E io l'ho modificato e lo andremo a vedere nel capitolo successivo. Ora recuperiamo e andiamo ad aumentare un 5-10% per fare la stessa cosa con le 5 ripetizioni. Abbiamo aumentato il carico, andiamo a fare la serie da 5. Come vedremo nel corso delle serie, la fatica sarà tanta e la velocità di esecuzione sarà sempre più lenta. Ragazzi, se fatto bene è dura dalla prima all'ultima ripetizione, consideriamo che sono 21 ripetizioni totali, ecco perché Pyramid 21, saranno 21 ripetizioni pesanti tutte. Ed ecco perché qui vengo a dirvi il giusto compromesso tra carico e tecnica, perché se usiamo un carico bello pesante la tecnica non sarà il 100%. Io dico sempre, ragazzi, la tecnica da 1 a 10 deve avere come voto un 7, ok? Perché voto 10 è un tutorial, non è allenante. Come vedete, già dopo 6, 3, 9, già dopo la nona ripetizione inizia a essere molto pesante.